Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nostro nuovo video su FIFA Ultimate Team. Perfetto, allora possiamo andare avanti, andiamo a scoprire insieme la squadra che abbiamo scelto. Quindi io direi di dire andiamo a scegliere insieme la squadra. No, a scegliere insieme, andiamo a vedere insieme la squadra. Allora ragazzi, eccoci qui, abbiamo scelto per questa sfida il Verona di Toni. Davanti c'è appunto lui, Luca Toni Pepperoni. Lucca Toni, Pepperoni, Maccheroni, Lucca Sepp me, numero 1. Quindi niente ragazzi, siamo pronti ad andare ad affrontare il nostro primo match. Ecco qui, abbiamo trovato il nostro primo avversario, povero lui, perché dovrà affrontare il nostro Hellas Verona di Lucca Toni. Andiamo a vedere che squadretta c'ha lui, 74, quindi più o meno come la nostra. Fatta davanti però da Mané, Townsend e Abel Hernandez, che non corre nessuno. Addirittura Remy come difensore centrale. Cioè solo per questo dovresti prendere 8 gol oggi. 8 gol. Quell'altro non so se è Vertonghen o Vermaelen. Poi c'è Kabay in mezzo al campo. Andiamo ad affrontare questo nostro avversario, il Mendoza FC. Il nostro Hellas dovrà cercare di vincere. Qui ci viene fermato. Ora attenzione, pallone dentro. Ci hanno fermato quello, Remy, la difensore centrale addirittura. Non ci credo ragazzi. Remy, no, non ci credo. Dove c'è Nico Lopez che può rientrare sul mancino. Nico Lopez, Nico Lopez in aria. Nico Lopez il destro alto. Fanculo Nico Lopez. Comunque siamo vivi. Questo centralmente Alfredson. Prova sto sinistro Alfredson. Alfredson chiuso. Attenzione, c'è il gol, andiamo. C'è l'1-1 del numero 4. Chi sei? Cristo Lazaros Christodoulopoulos. Segna lui, Christodoulopoulos. Un gran gol del numero 4. Si è inserito molto bene, con i tempi giusti Lazaros. E ha fatto 1-1. Che giocatore, Christodoulopoulos. Dai ragazzi, che la vinciamo. Ancora corto Townsend, sempre per Capue. Ancora il cross sul primo palo. Ma dai, che porco tu hai regalato. Lo sapevamo che andava là, la palla, oh. Sono andato pure a coprire. Porco due, secondo me per quando metti la face cam devono fare così, così è più bello. Ma perché? Vertonghen. Ecco, steso. Boom! Fischi per lui. Steso il nostro Nico Lopez. No, Jankovic. Attenzione, Ionita capisce tutto. Ionita in zona, tiro al destro, la parata di Guzan. Adesso rinvia profondo. Marquez capisce tutto. Il pallone buttato dove c'è Nico Lopez che viene fermato, attenzione. Finisce qui il primo tempo ragazzi. Mamma mia. Niente ragazzi, mi è morta pure la telecamera, quindi niente face cam. Sono rosicato doppiamente, perché uno, ho giocato leggermente deconcentrato per questa face cam che non sono abituato. Due, perché poi manca il servizio a cazzo, perché si è manco registrato, come sta a vedere, si è spenta. Quindi andiamo a fare sto secondo tempo tranquilli, vinciamo sta partita, dai. Il tocco centrale. Comunque mi sembra come se ci ho ancora assistito. Quanto mi fa rosicare sta cosa. Mi fa proprio rosicare. Ma che è? Ma non è il manuale normale. Mannaggia, quando mi hanno cambiato le impostazioni, oh. Guarda il culo come una bestia, oh. Porco Diaz. Non voglio perdere io, eh. Comincia a battere. Il tocco centralmente, attenzione Christodoulopoulos. Pallone per Alfredson. Può liberare il mancino Alfredson, disturbato. Pallone termina centrale, la parata del portiere. Adesso Christodoulopoulos. Ma perché la passata? Su Gomez. Gomez può tagliare sul destro. Gomez in aria. Juanito Gomez, la parata. Porco due, ma darci il rigore, ci ha strattonato due ore. Parato Guzan comunque. Adesso il tocco per Saviola. Occhio fuori da Christodoulopoulos. Christodoulopoulos in aria. Christodoulopoulos viene fermato da Toni. Buttati Toni, buttati. Questo Mané corre, attenzione perché corre tantissimo Mané. Tocco all'indietro, c'è il gol. Porco due, questa è una pippa. C'è solo quelli che corrono, io sto perdendo con lui e Townsend. Dio del culo. Non è intercettato. Ora esternamente. E c'è il gol, 4-1, non ci credo. Non ci credo. Partita di merda, oh. Mamma mia, quanto me lo del culo.
a salutare il nostro Nico Lopez. Niente, si dice mai bene, mai. Che vada Ludo, che culo. Guarda Townsend. Pallone dentro, 5-1. Porca puttana! Ma come 5-1? Con questo 5-1. Mamma mia, speriamo che porca Eva, se impariamo a giocare con l'Ellas, ragazzi, perché la vedo proprio brutta. Difensori lenti, esterni non veloci. Luca Toni impossibile da manovrare. Cioè, non si sa come dovremmo giocare, va. Questo qui è il sesto. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Può succedere di tutto a questo gioco, anche che io perdo con questo. Pensate, oh. Guarda che cazzo ho perso. Porca puttana, oh. Porca puttana, oh. Mamma mia, oh. Ragazzi, agghiacciante prima partita del nostro Hellas. Veramente agghiacciante. Ci manca qualcuno che faccia la differenza. E dietro abbiamo dei difensori lentissimi ovunque. E quindi lui c'aveva tutta sta gente veloce che ci ha inculato ogni volta. Mi do il culo troppo perché 5-1, quanto è finita? Veramente, per me è veramente un risultato bruttissimo. Mai perso così, però andiamo a giocare. Ecco qui abbiamo trovato il nostro avversario. Stavo dicendo appunto che perdere 5-1 è bruttissimo, ragazzi. Però sappiamo tutti che a FIFA Ultimate Team ci sta. A volte succedono delle cose agghiaccianti e ci devi stare. E adesso giochiamo contro la Danimarca, una squadra un pochino pari alla nostra come valore, 72 a due bronzi, il resto tutti buoni giocatori, nessuno che faccia la differenza clamorosa. Quindi battiamolo e rimettiamoci in carreggiata in questa divisione 8. Ma stiamo spingendo violentemente adesso. Lopez, arriva in aria Lopez, pallone sul destro Lopez, e il conejo Nico Lopez, 1-0 per la nostra squadra. Finalmente ha segnato Nico Lopez. Gomez si allunga la falcata, attenzione Gomez. Gomez allunga questo pallone, arriva fino in fondo Gomez. Dentro c'è Toni. Gomez, il tocco per Toni! Zero dell'Hellas, ha segnato Luca Toni. Taxidis, occhio che ha un ottimo mancino. Taxidis, oddio! Ma che gol ha fatto Taxidis? Ma che gol ha fatto Taxidis? Siamo tornati, ragazzi. 3-0 in mezz'ora. Avevo una rabbia dentro, mi dovevo sfogare in questa partita. Diciamo che lo stiamo facendo anche bene. Qui Taxidis ha trovato una magia incredibile. Ma che magia ha trovato Taxidis? Una botta di esterno sull'altro palo, sul palo lontano, veramente dai 25 metri, anche di più. Un gol pazzesco di Taxidis. E qui è tornato il parco giochi Hellas. Pallone di prima per Gomez. Attenzione a Gomez. Gomez c'è dentro Luca Toni! Luca! Toni! Sempre lui, il nostro Luca Toni! Tutti scampi e Chianti, Luca Toni! Luca sei per me! Numero 1, 4-0, doppietta di Luca Toni. Via sul mancino, Nico Lopez in aria. Non va giù, è fallo. Nico Lopez, e c'è il gol. Piega le mani, praticamente piega le mani a Marchetti. E Nico Lopez realizza la sua doppietta quest'oggi, 5-0. Qui un'azione rocambolesca. Nico Lopez ha vinto 8 rimpalli, c'era anche un calcio di rigore su di lui. Poi alla fine ha strappato il pallone dai piedi di Lulic, è andato a segnare il 5-0. Jankovic. Dentro da Alfredson, attenzione Alfredson. 6-0. Partita noiosissima, noiosissima, ragazzi, vi giuro. Mi sto annoiando. Jankovic entra con tutto il pallone e questa è veramente una presa in giro terribile per il nostro avversario, che forse deve capire che è il momento di quittare questa partita. Niente, continua a giocare. Io lo stimo, lo giuro. Da una parte lo stimo, perché comunque ci vuole per continuare imperterrito nonostante tutto. Se no, Obadi. Obadi.
In aria Obadi. Il tocco all'indietro. Saviola! Anche Saviola nell'8-0 del nostro Hellas Verona. È una festa incredibile. Dopo il 5-1 mi dovevo far perdonare. E forse ci sono riuscito. Prendi. Rigore. Calcio di rigore. Al 90esimo. L'ho guadagnato Gomez. Rafael. Parte lui. La mette all'incrocio Rafael. E c'è 9-0. Mamma mia ragazzi. 9-0. Partita veramente inesistente. È stata praticamente mai questa partita. Il nostro avversario, che in realtà non capisco come cazzo fa a prendere 9 gol. Comunque, sono tanti. Oh, basta, fa gol. C'è il gol, è finita. C'è il gol. È finita, ragazzi. 9-0. Partita agghiacciante sotto tutti i punti di vista. Perché non c'è stata mai partita. È stato risultato, secondo me, giustissimo. Però, cioè, il mio avversario voleva anche quittare, diciamo. Voleva quittare prima. Comunque, hanno segnato in troppi, quindi anche vi posso fare l'elenco. E partita che ci ha fatto perdonare quel 5-1 da una parte. Dall'altra comunque rimane la macchia per la sconfitta subita. Adesso siamo a 3 punti dopo 2 match. La prima partita sconfitta in questo episodio. Ci vediamo al prossimo, ragazzi. Dobbiamo cercare di fare altre 2 vittorie importanti per portarci a quota 9 punti e vedere intanto a 6 punti soltanto dal campionato, quindi dal titolo. Ci vediamo alla prossima, io vi saluto. Un abbraccio ragazzi, da Zlatan e Luca Toni Peperoni.